adatto del pane. Il Signore sia con voi. Il Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, quando udisse la morte di Giovanni Battista, Gesù partì su una barca e si ritirò in disparte in un luogo deserto. Ma la folla, saputolo, lo seguì a piedi dalle città. Egli sceso dalla barca, vide una grande folla e ne sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si accostarono i discepoli e gli dissero: il luogo è deserto ed è ormai tardi, congela la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare. Ma Gesù rispose: non occorre che vadano, date loro voi stessi da mangiare. Gli risposero: non abbiamo che 5 pani e 2 pesci. Ed egli disse: portatemi di qua. E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, e alzati gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione. Spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli li distribuirono alla folla. Tutti mangiarono e furono saziati, e portarono via 12 ceste piene di pezzi avanzati. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Parola della nostra liberazione. 4 evangelisti, tutti, compreso Giovanni questa volta, riferiscono questa moltiplicazione dei pani come centro della vita di Gesù, e vorrei dire come segno anche della sua potenza, della sua divinità. E questa pagina è piena di simboli, se noi ci fermassimo su ciascuna passeremo molte ore. Intanto è segno, vorrei dire un segno messianico, il Messia che viene, e il Messia rappresenta l'abbondanza, rappresenta la fine delle sofferenze, la fine delle attese. Poi c'è evidentissimo il ricordo dell'Eucaristia, perché si parla del calar del sole, quando Gesù pensa alla distribuzione di questi pani, e affida agli apostoli, ai discepoli, affida l'operazione di moltiplicare i pani, di metterli a sedere, e il finale è questo accenno: senza contare le donne e i bambini. Potrebbe, se dite lì, con una certa ironia, pensare che Gesù non tiene in conto le donne e i bambini, ma invece è per rappresentare quella, vorrei dire, questo senso di famiglia che ha questo grande banchetto. E quindi non potevano mancare quelli che danno questo tono familiare, questa dolcezza a questo banchetto, sono proprio le donne e i bambini. Il centro, vorrei dire, di questa parte del Vangelo potrebbe dire che è il pane, che per Gesù ha un senso particolare, infatti lo sceglie come simbolo della sua presenza nel mondo, fino alla fine del mondo. Vorrei dire, del resto credo che sia un po' l'atteggiamento, la maniera di pensare il pane degli antichi. Non è tanto lontano il tempo in cui si parlava anche del linguaggio comune, del linguaggio familiare. Questa persona si guadagna il pane, questa persona è buona come il pane, alle persone non deve mai mancare il pane. Pane era come il simbolo della vita, il simbolo del nutrimento, e quindi aveva un posto privilegiato tra gli alimenti, non era uno dei tanti, era essenziale.
vuol dire quello che rappresentava l'alimento per l'uomo. E quindi questa è la ragione per la quale Gesù lo vede, lo accoglie come, vorrei dire, il simbolo massimo della vita. Perché nell'Eucaristia gli vuole dare la vita, e quindi il simbolo vero, il simbolo massimo, è proprio il pane. E io penso che questa scadenza di religiosità, reale, di religiosità essenziale, che oggi si nota, perché culti, religioni, e diversi culti oggi si moltiplicano, quindi uno direbbe quello che dice Paolo quando attraversa la città di Atene. Paolo dice: siete troppo religiosi. Non dice vi manca la religione, ma dice siete troppo religiosi, ma siete malamente religiosi, perché la religiosità non è la ricerca di riti, vorrei dire di forme di vivere misteriose che si allontanano dalla quotidianità, ma la vera spiritualità consiste nell'obbedienza al Padre, nel lodare il Padre e soprattutto, come dicevo poco fa, nell'amicizia fra noi. Basta parlare di amore, basta. Cominciamo a parlare di amicizia, l'amicizia. Perché l'amicizia vuol dire una relazione che non è soltanto affettiva, ma che è basata e fondata su scelte comuni, sul vedere la vita, la realtà, non sotto un solo sguardo, ma perlomeno in armonia, nella pace, capite? Non nel confronto, nella discordia, nel conflitto. È questo che Gesù aspetta da ciascuno di noi. E io vedo un simbolo di questo proprio nel pane. Non avrei mai pensato, gli uomini della generazione passata, gli uomini della generazione del mio nonno, che tonnellate di pane finissero nelle cassonette. Sarebbe stato per loro una tragedia, una vera tragedia. Come una profanazione, profanare. Ed è il simbolo, perché il simbolo, questa profanazione così indifferente, così cinica anche, è il segno della nostra disunione. Non siamo stati capaci di unirci, non siamo più capaci di amicizia. Questo è il nostro dramma. Dovremmo alzare, come nei momenti di carestia, come nei momenti di fame, perché questa è la grande fame, la terribile fame. No? Dovremmo alzare le braccia al cielo e implorare di aiuti dicendo: Signore, non siamo capaci di amicizia, non siamo più capaci di amicizia. Ed è peggio delle testi del tempo passato, del 600, è peggio delle sofferenze che nella storia ha passato il nostro popolo. Non c'è nulla di più tragico di questo. E il simbolo è proprio il pane, cioè il simbolo della vita, dell'esistenza. A che mi serve l'esistenza? Ma perché devo continuare a esistere? Che mi serve? Perché di fatto quello che dicono i giovani, e lo dicono con le parole, è peggio, lo dicono con la droga, con le uscite patologiche da questo mondo, con il rifiuto reale dell'esistenza. Ho ricevuto una lettera in email proprio ieri che non vorrei leggervi, anche perché è troppo lunga, ma drammatica, dove si sente proprio nel giovane oggi l'interrogazione profonda: ma che ci sto a fare a questo mondo? Ma dimmelo, che ci sto a fare? E quello che manca è proprio l'amicizia. E vedete questo bellissimo quadro di Gesù che distribuisce, che fa distribuire il pane, che ne avanza, sono abbondante, ce n'è per tutti, e che bisogna raccogliere, perché non deve perdersi neanche un frammento, perché è il simbolo della vita,
e comanda che lo raccolgano tutto, tutti i frammenti, fino ai 12 sessi. È un quadro stupendo, che si riempie di gioia, ma anche di una triste nostalgia. Quando riusciremo? E vorrei terminare con un accenno che forse non è così patetico, così affettivo, ma che è molto importante. Sapete che c'è stato circa 30, qualcosa anche una trentina d'anni indietro. C'è stato un economista, ingegnere, una persona molto istruita del Portogallo, bello, che viene bello, che per caso, io credo che sia molto più che potrei dirlo, ma insomma certo che non era un lettore assiduo del Vangelo, ma ha aperto questa pagina del Vangelo e mi è rimasto affascinato da poter scrivere un libro, perché ha capito tutto il dramma attuale di questo consumismo, di questo capitalismo che ha cambiato indirizzo, totalmente indirizzo ai beni della terra, che sono rappresentati dal pane. Capite? Il pane è il più simbolo della vita, è simbolo del denaro che bisogna accumulare. Non il denaro delle ricchezze della terra non servono più per l'uomo, non servono per la sua vita, non servono, non devono essere viste più in funzione della vita. Devono essere viste in funzione di una crescita di che? Di cose più o meno utili. E quindi praticamente il pane simbolo della vita non ha più un diritto di cittadinanza, è un oggetto, è una cosa, è un fatto, è una pietra. Solo quando il diavolo dice a Gesù che tu sei Dio, trasformerai le pietre in pane, è successo tutto l'opposto, il pane è diventato pietra, capite? E allora ha sentito l'importanza, come si rimedia il mondo, che cosa deve cambiare, che cosa deve cambiare? Mettere al primo posto l'uomo e le cose, i beni al servizio della vita dell'uomo, della sua esistenza, del suo esistere, e non esistere come soggetto isolato, ma in un processo di amicizia, un grande processo di amicizia. Questo è il sogno di Gesù. Quello che c'è oggi di positivo, perché non voglio finire così, magari a casa un po' amari, quello che c'è di nuovo, di bello al mondo, è che tutte queste cose, questi bisogni, oggi sono scoperti e sono indicati, e non tanto dalla Chiesa. Devo dire che questa enciclica, per esempio sulla speranza di Benedetto XVI, è certamente bella. Direi, dal punto di vista letterario, teologico, è un piccolo capolavoro, ma come sempre ha un certo difetto che è stato notato già acutamente da Bosman, cioè non prende in esame sufficientemente le negazioni della speranza che sono contenute nella concezione politica nella quale noi siamo coinvolti, le negazioni pratiche della speranza, perché la speranza non è sospiro, capite? Non è sospiro, non è qualche cosa di astratto, la speranza è nella nostra carne, nella nostra vita, e si alimenta, non solamente si alimenta di pane, come dice Gesù, non di solo pane, ma si alimenta di amicizia, si alimenta di, come dico, di comunità, di stare insieme, perché allora stando insieme troviamo la gioia del convito, la gioia di condividere, di compartire e non è di ammassare, di concentrare, non è di vedere con rapacità la ricchezza del mondo. Preghiamo, ma non solo preghiamo e esortiamo e prendiamo delle decisioni
e cerchiamo in tutti i modi l'amicizia, cerchiamola, anche quando anche noi tutti siamo incapaci in certi momenti, ma ci dobbiamo recuperarci e cercarla per l'orecchio. Por un pedazo de pan, por un poco de vino, Dios se nos hizo manjar, se nos hizo un camino. Por un pedazo de pan, por un pedazo de pan, por un pedazo de pan, por un pedazo.